In questo tutorial faremo il rilievo di questo fiore, partendo da quattro semplici vettori. Iniziamo. Clicchiamo su Nuovo modello. Tasto F2 per passare nella vista 2D. Disegniamo una linea retta verso l'alto, partendo dal centro del piano. Quando siamo sul centro del piano, il puntatore del mouse cambia aspetto. Questa linea ci servirà come riferimento. Clicchiamo nuovamente sullo strumento polilinea. Nella scheda utensile, attiviamo l'opzione Disegna polilinee uniformi. Clicchiamo nel centro del piano, e a tratti disegniamo una metà della foglia. Clicchiamo nuovamente sullo strumento polilinea e disegniamo l'altra metà della foglia. Attenzione, le due linee che formano la foglia non devono essere unite. Sempre con lo strumento polilinea disegniamo un vettore, sarà il profilo della foglia. Possiamo eliminare la linea di riferimento. Ora disegniamo una linea che divide la foglia in due metà. Se non è precisa al massimo non fa niente. Disegniamo anche un piccolo cerchio sulla linea centrale. Tasto F3 per passare nella vista 3D. Attiviamo la visibilità dei vettori. Apriamo lo strumento Swipe due linee guida. Selezioniamo una linea della foglia e clicchiamo su Imposta prima curva guida. Selezioniamo la seconda linea e clicchiamo su Imposta seconda linea guida. Attenzione, le frecce sulle due linee guida devono avere la stessa direzione. Dobbiamo invertire la direzione di una delle due linee.
Per invertire la direzione, clicchiamo su uno di questi quadratini. Selezioniamo il profilo e clicchiamo su Aggiungi sezione. Se l'anteprima ci soddisfa, clicchiamo su Applica. Abbiamo creato la prima foglia, ora abbelliamola usando la fantasia. Selezioniamo la linea centrale e premiamo il tasto N per passare nella modalità Modifica nodi. Muovendo i nodi, correggiamo alcuni punti della linea. Quando abbiamo finito le modifiche, premiamo nuovamente il tasto N. Selezioniamo il cerchio, e poi insieme la linea centrale. Nel menu Modifica clicchiamo su Incolla lungo una curva. Oppure possiamo invocare il comando cliccando questa icona. Impostiamo il numero di cerchi che vogliamo incollare e clicchiamo su Incolla. Dobbiamo eliminare, o spostare, qualche cerchio. Se selezioniamo un cerchio si selezioneranno tutti, dobbiamo separarli. Clic tasto destro e nel menu clicchiamo su Dividi vettori. Ora possiamo selezionare e modificare un cerchio alla volta. Selezioniamo tutti i cerchi insieme tenendo premuto il tasto maiuscolo. Premiamo il tasto F12 per aprire lo strumento Modifica della forma. Nel profilo della forma selezioniamo Rotondo e impostiamo un angolo di 90 gradi. Ok, tanto è solo un esempio per illustrare i comandi. Ora che abbiamo completato una foglia, dobbiamo crearne delle altre per formare un fiore.
Ci viene in aiuto il comando cookie rilievo. Il rilievo ha cambiato colore, possiamo scalarlo, spostarlo e anche modificarlo. Non faremo niente di tutto questo, faremo solo delle copie posizionate a 360 gradi. Lasciamo tutto così, clicchiamo sul comando blocca e ruota copia. Nella finestra di dialogo selezioniamo copia ruota. Nel centro di rotazione clicchiamo su seleziona e poi clicchiamo nel centro del piano. Nell'angolo impostiamo 360 gradi. Qui, impostiamo il numero delle copie e poi clicchiamo su applica. Ok, va bene, chiudiamo la finestra del comando. Se non vogliamo apportare delle modifiche, clicchiamo su incolla, o su incolla nel nuovo livello. Per completare disegniamo un cerchio al centro del fiore. Apriamo il comando modifica della forma premendo F12. Il rilievo interferisce con quello già fatto, allora selezioniamo Unisci superiore. Ora possiamo cliccare su Applica.